Nata nel 2008, la Joan Arca Band ha quest'anno compiuto 10 anni e proprio nell'anno del suo decennale ha fatto uscire il suo primo video, intitolato Le donne. Tu le vuoi carezzare, ma guai se le tocchi. Vanno dritte in bagno e tu prepari il caffè. Non le andava di farlo e non andava anche a te. Ci mettono un'ora solo per i capelli, ci hanno messo un pochino, ma guarda che belli. Le donne è un progetto, diciamo, una canzone ironica sul mondo femminile, sul fantastico mondo femminile, su qualche esagerazione delle donne nel rapporto di coppia, che diciamo prende un po' in giro il mondo femminile per quello che è in queste relazioni, però poi alla fine la presa in giro è per noi che, nonostante le tante richieste, le soddisfiamo, insomma. C'è un finale, infatti, con una parola, insomma. Eh sì, che fesso. In effetti è quello il senso, no? Senti, è un video tutto nostrano, diciamo, girato proprio qui, nel territorio. C'è una parte soltanto che è stata girata a Pomezia, alla Solfatara, perché c'è la parte della band che suona, che praticamente sembra desertica, sembra un deserto bellissimo, in realtà siamo alla Solfatara di Pomezia. Quindi qui sul litorale. Cioè. Assolutamente. Poi ci sono delle parti qui. Sì, esatto, a casa del batterista e poi vicino a alcuni negozi che non posso ovviamente nominare. Senti, quanto ci avete messo per realizzarlo e come lo avete realizzato soprattutto? Ci è voluto un po' perché raccimolare tutte le persone lo stesso giorno, stessa ora per cercare di fare le scene è stato un po' complicato, però ecco, ci abbiamo messo più o meno 6 mesi. Che esperienza è stata rispetto al semplice disco? È stata un'esperienza fantastica, perché a parte che ho avuto modo di conoscere altre persone che mi sono state vicino, che ci hanno aiutato, che sono state fantastiche, e poi è stata un'esperienza nuova, no? Per noi. Non si accontentano mai, e se anche lo sai, tu fai di più lo stesso. Un divertente video che per la band è stato in qualche modo un regalo di compleanno. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbi.